pescherecci hanno riacceso i motori e ripreso il largo. Dopo oltre 40 giorni di fermo, ha riaperto il mercato ittico al porto e nelle pescherie è tornato il pesce nostrano. Malgrado l'interruzione dell'attività, sulle tavole delle regioni interessate dallo stop è stato comunque possibile trovare il prodotto italiano, ma gli arrivi dall'estero, secondo un'analisi di Coldiretti su dati Istat, sono aumentati del 29%. Resta il fatto che il fermo quest'anno è caduto in un momento difficile perché il blocco dell'attività è andato a sommarsi al caro carburanti, con il prezzo medio del gasolio per la pesca che è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno, costringendo i pescherecci a navigare in perdita o a tagliare le uscite. Un problema che persiste e che continua ad influire sui bilanci, tuttavia i prezzi applicati dai commercianti hanno subito un ribasso. Dopo la fine del fermo pesca, come sono i prezzi oggi al mercato? Guarda, dopo il fermo pesca i prezzi sono buonissimi, conveniente a tutti, c'è tutta la roba fresca, nostrana, il pesce locale. Mi faccio la differenza tra prima e dopo il fermo? Sì, prima del fermo le sole le costano molto, costavano sul 25-28 euro al chilo, adesso quelli lì costano, guarda, sono belle sole, sono delle belle sole che costano 10 euro al chilo. Abbiamo le triglie a 5 euro, le mazzancolle anche costano giusto, anche le nocche, abbiamo da 10 euro anche quelle costano 2 kg 5 euro. Rispetto a prima del fermo sono decisamente più bassi per alcuni prodotti, per altri invece più o meno sono rimasti invariati. Se parliamo di pesce pescato, giustamente i prezzi sono più bassi, però le qualità sono limitate perché adesso fanno una pesca, diciamo, abbastanza vicino alla costa. Sul banco quali sono qua i prezzi che vediamo, quelli più cari e quelli più bassi? Beh, chiaramente c'è poco prodotto di gambero nostrano, ossia la mazzancolla, calamaro fresco, anche seppie fresche, quelle purtroppo sono venute un pochino a meno negli ultimi anni, quindi i prezzi sono abbastanza alti. Per quanto riguarda invece le nocchie, le triglie, le sogliole e altri prodotti, sono abbastanza accessibili, anzi a prezzi molto buoni. Ho preso le nocchie, le sogliole, poi cosa ho preso? Triglie. Vongole, mazzancolle, basta. Ha fatto un sacco di spese. E quanto ha speso? Molto o poco rispetto a prima del fermo? Dai, meno penso. Lei che cosa ha comprato stamattina? Solo delle sogliole per oggi, poi domani vediamo. Lo compra tutte le settimane il pesce? Spesso. Come ha trovato i prezzi dopo il fermo pesca? Ma guardi, i prezzi secondo me sono normali in relazione all'andamento del mercato. I prezzi mi sembrano ragionevoli. Non... Cosa compra lei solitamente? Pesce dell'Adriatico in genere prendo, alici, triglie, canocchie, pesce di qua, non di allevamento. Tutte le settimane lo mangia? Anche due volte alla settimana. Ascolti, ma i prezzi più o meno quindi sono variati? Ma io non, sui pesci che compro io abitualmente non vedo particolari aumenti. Perché vedevo stamattina le alici sono a 5 euro al chilo, anche le nocche l'ho vista a 5 euro, le triglie a 6 euro. Sembra che sia, rispetto alla verdura hanno prezzi più che ragionevoli.